Siamo con Carla D'Alessandro. Con Carla abbiamo parlato di personaggi noti. Abbiamo iniziato con De Filippo, Edoardo De Filippo, abbiamo proseguito con Alda Merini e oggi, in verità, Carla mi ha fatto scoprire un poeta greco. Leggo il nome perché oh, prima sorridevamo, non so, non voglio sbagliare. Allora, parleremo di Nikiforos Vretrakos, che è un poeta appunto greco. Un poeta di cui Carla mi ha fatto leggere diverse poesie e devo dire che come lei è stata folgorata da questo poeta, anche io come lei ho avuto una sensazione, delle vibrazioni molto forti, per cui stasera parleremo di lui. E io subito ti lascio la parola per introdurci, come sempre, questo personaggio e soprattutto farci entrare nel suo mondo poetico. Aggiungo solo che oltre ad aver scritto poesie, ha scritto anche saggi e anche un'autobiografia in cui parla di tante cose che gli sono capitate perché ha avuto una vita anche piuttosto Difficile. articolata e difficile. Carla, a te. Allora, io ho scoperto Nikiforos Vretrakos per puro caso su una rivista poetica, non lo conoscevo e leggendo le sue poesie me ne sono innamorata. Perché? Perché è un autore luminoso che parte dalla luce, dal sole, dalla natura, dagli alberi. E lui dice a un certo punto, in un testo, Il bambino di Nibai, dice che lui si rivolge al sole e dice che il sole deve dare a lui la capacità di imparare, così come hanno imparato i bambini morti che riescono a nuotare nelle tenebre. Lui infatti ha capito subito l'essenza della vita attraverso la luce, il sole, gli alberi, gli uccelli, che sembrano essere inerti, ma in realtà sono la forza della vita e sono il baluardo contro la crudeltà della guerra. Infatti lui è contro la guerra, contro il male, contro il dolore che viene per essere dato. E questo lui lo rinnega fortemente attraverso i suoi versi. E infatti le parole raccontano di queste essenze della natura, di questa luce che lui cerca. Lui indinge la penna nei raggi del sole e scrive versi. E lo fa raccontando che lui, se sta in un campo di fiori, non è lui che insegna, ma è quel campo di fiori, quegli alberi che insegnano a lui. E già prima che nascesse, e già prima che lui camminasse, lui ha compreso la grandezza della natura, dei tempi della natura. E quindi lui ha cercato di rendere viva la parola per mostrare la liricità della natura. I tempi della natura sono tempi perfetti, la perfezione è nella natura. E lui supera tutte le avversità della vita, immergendosi in questa realtà. Infatti lui nasce in un villaggio, nel villaggio Crocis, e nel 1912, e sta vicino al monte, in Laconia, al monte Tageto, però poi si trasferisce ad Atene, ma qui lui non si ritrova. La vita della città non fa per lui. Infatti, in quel periodo lui si rinchiude in se stesso, legge molto e non fa vita sociale. La città non è per lui. Infatti, lui torna nella natura e lo farà sempre. Per lui questo sarà un motivo importante di vita. La porterà avanti questa testimonianza
attraverso tutti gli strumenti lirici che lui ha a sua disposizione. E la sua poesia è talmente lirica e talmente musicale che è stata anche messa in musica. E pensare che a metterla in musica è stato Mikis Theodorakis. È un grande musicista. E queste poesie, proprio perché queste poesie hanno già in se stessa una loro liricità. E lui sente questa liricità, questa essenza della vita, della natura, già da bambino. Infatti dice in una poesia: quando ancora infante mi alzai per la prima volta e restai ritto in piedi, furono già le mie nozze con l'universo. Istintivamente lui si congiunge con l'universo. E questa è la bellezza di questo poeta. E lui vuole parlare anche dei suoi eroi greci e sì, dice che se fosse vissuto nell'antichità, lui sarebbe vissuto in un accampamento dei soldati greci e avrebbe cercato di impedire la guerra, avrebbe cercato di impedire la morte di Ettore e l'esilio di Ulisse, che è un uomo senza patria e senza amici. Lui infatti ha conosciuto l'esilio, perché lui ha dovuto lasciare la Grecia durante il governo dei colonnelli e quindi è vissuto dapprima in Svizzera, però il clima svizzero non faceva per lui, e dal 70 al 74 invece è stato a Palermo. E qui ha trovato un clima, non soltanto un clima mediterraneo, vicino alla sua terra, ma anche un clima culturale che lo ha accolto. L'ho accolto anche se lui ha fatto sempre una vita molto ritirata. Ha studiato, ha messo insieme agli studiosi con i quali condivideva, come Bruno Lavagnini, il dizionario greco-italiano. E proprio per questo suo percorso in Sicilia, specialmente a Palermo, che nel novembre del 2016 è stata affissa una targa dal sindaco, e il sindaco di quell'epoca, Leoluca Orlando, disse in quell'occasione, presente il figlio di Nicoforos Retragos. il nome è semplicissimo. No, non è semplice. Le sue poesie sono invece anche io ci ho messo un po' a impararlo. L'omaggio a Nicoforos Retragos è anche un omaggio alla poesia e all'arte. E questi strumenti sono di contrapposizione alla violenza e all'oscurantismo, sia dei fascismi che dei totalitarismi. Infatti lui, attraverso la poesia, attraverso i versi, vuole indicare appunto questa sua libertà. Ha scritto sia in versi che in prosa, ha scritto un'autobiografia, ha scritto poesie bellissime in cui racconta la filosofia della natura, ma ha scritto anche poesie siciliane. E questo proprio per ricordare quel periodo che lui ha vissuto a Palermo, perché in quel periodo lui è stato bene, anche se poi ha desiderato tornare nella sua terra. Voglio, scusami se ti è stato candidato anche 4 volte al premio Nobel, quindi non parliamo di un piccolo autore, ma parliamo di una personalità della cultura greca. Ed è importante questo, perché noi l'abbiamo scoperto da poco, tu da prima, io da poco, saranno più di una decina d'anni. Infatti quando le prime volte ne parlavo sembrava una cosa astrusa, perché già per dire solo il nome, però è un autore che è importante nella letteratura greca. E infatti, scusami, quando tu hai citato il periodo che lui ha vissuto in esilio a Palermo, ho scoperto che proprio nel 2022 la città di Palermo ha organizzato una sorta di convegno durante il quale hanno riproposto la sua figura e soprattutto la sua produzione di poesie, tra cui ci sono quelle siciliane,
siciliane di cui tu hai parlato precedentemente. Quindi potremmo dire che in un certo modo le tematiche principali di questo poeta greco sono l'uomo e il mondo. E poi attraverso quello che tu dicevi ho colto anche questo aspetto, anche attraverso le sue poesie, di una fiducia infinita nei confronti dell'uomo, nonostante diciamo così, le difficoltà che ha vissuto anche lui, dovendo necessariamente allontanarsi, no, dalla propria patria. Ma infatti, ricollegandomi a quello che tu dici, c'è proprio una poesia in cui lui dice che ha fatto una ricerca nella natura, in tutte le cose, però l'elemento essenziale è l'uomo. Senza l'uomo non si finisce a fare tutto quello che deve essere. Lui in effetti dà una grande importanza alla presenza dell'uomo, ma lui l'uomo lo vede come... lo vorrebbe vedere, lo vorrebbe far vivere come una presenza positiva, lontano da tutti gli elementi negativi della guerra, perché lui durante la guerra, lui ha vissuto la guerra in Albania, e quindi si è visto, ha visto le brutture del nazismo, e questo gli ha fatto anche cambiare poetica, perché lui attraverso il dolore della guerra, lui lui ha risposto a questo dolore con la luce del sole. Lui indigeva sempre i suoi versi nella luce, nella natura, negli alberi, nel circondarsi. Lui infatti a un certo punto parla dell'auriga, dell'auriga, e dice, è bellissima questa poesia, nella mia caccia al sole ho già superato i 50 anni, sempre fanciullo, quindi l'animo è il fanciullino che lui ha dentro. Mi vergogno ad accorciare il passo. La mia mano tesa corre, spicca il volo, si libra, scende ad afferrare la luce. Cerco di fare in tempo a diventare l'auriga di questa luce sul mondo. Dicevamo prima, fuori onda, che il suo stile è uno stile semplice e piano, ma che è portatore di tematiche molto profonde, di un'intensità non comune, eppure è immediato, è senza fronzoli. Anche le parole sono sì ricercate, ma non eccessivamente, sono proprio delle pennellate, degli affreschi apparentemente. Perché nella semplicità c'è una ricerca maggiore, perché la semplicità deve avvicinare l'animo al verso. La poesia che ti prende è quella che subito ha un'empatia con te. È quella poesia, quelle parole sono già lì, aspettano solo di essere costruite in quel mondo, in quel cerchio che deve arrivare all'animo, deve creare in chi ti legge l'empatia con te, e magari attraverso la lettura empatica di chi ti legge scoprire anche altri significati, altri elementi, perché ognuno di noi quando legge una poesia ci dà un significato in rapporto a quello che ci vede. Magari tu hai letto, magari io ho letto la poesia Aurigo, io ci vedo una realtà, tu magari ne puoi vedere un'altra. Assolutamente. E questa è la grandezza di questo poeta. Lui dice: le parole sono già lì, bisogna solo mettersi in ascolto, metterle e coglierle e farle diventare un'unica cosa con la perfezione. E guarda che lui dà grande importanza alla lingua. Infatti lui dice, è chiaro che lui essendo un greco, per lui la lingua greca è quella importante, e in una poesia intitolata appunto La lingua greca, che dopo adesso come preferisci leggila, perché è bellissima, mi è allora, piaciuta sempre, tanto. Se permetti te la leggo, perché sì, è molto assolutamente bella. Sì. Quando prima o poi andrò via da questa luce, mi snoderò verso l'alto come un ruscelletto che sussurra,
E se per caso, in qualche punto, in mezzo alle corsie celesti, incontrerò angeli, parlerò con loro in greco, perché non conoscono le lingue, parlano fra loro con musica. È bellissima. E tu hai detto, io ho trovato questa poesia che, sì, che è bellissima. Cioè, questa immagine dell'immagine di guardare verso l'alto come un ruscelletto che sussurra, la trovo meravigliosa, cioè ti apre a tante questo cose. Questo ingresso della luce, delle acque, del ruscello, perché è quasi una purificazione, è quasi che la natura nella sua perfezione riesce a lavare con le sue acque le brutture del mondo, e questa è la sua forza. Cioè lui ha sofferto tanto, ha visto tanto dolore, è stato esule, e questa cosa l'ha fatto soffrire, però lui ha cercato una risposta, ha cercato nella luce, nel sole, il bello, che può, anche lui stesso a un certo punto si sente bello, come dice in una poesia, domenica: ero vestito bene oggi, sono uscito la mattina in città, fasciato della tua anima, ero perfino bello. Vedi? Perfino bello. Mi ero lavato ieri sera con la musica della tua voce. Tenevo in mano la penna e dove trovavo il sole immergevo la punta e scrivevo versi. Bellissimo. Ti lasciano ma guarda che leggero, ti e nello stesso tempo ti aprono tante ti capita, no? Vai, ti affacci una mattina al balcone o una sera e la natura ti parla, ti dice, è lo stesso panorama magari che hai visto anche altre volte, ma quella sera, quella mattina ti dice qualcosa di diverso, perché tu quel giorno sei diverso, hai bisogno di quel quid per raccontare qualcosa che sta dentro e che vuole uscire. La natura bussa e quel giorno la porta del cuore è aperta. Ho letto da qualche parte, e credo che vorrei sapere insomma cosa ne pensi tu di questa considerazione, che la poesia per questo poeta è come se avesse quasi una missione sacra. Tu cosa puoi aggiungere allora, rispetto a questa? Lui ha scritto varie poesie sul senso della poesia, e te la voglio far sentire, perché una davvero sono tutte belle. No, guarda che sono poesie molto molto belle, è assolutamente da rileggere. E guarda che lui ringrazia Dio per avergli dato la poesia, e dice in questa poesia che questo dono lui non l'ha sprecato. Lui vive in questa poesia, vive la poesia come un campo che lui deve arare, come le vigne che lui deve far crescere, e quindi anche il dolore che lo scava dentro è un nuovo territorio da rinvigorire. Se non mi avessi dato la poesia, Signore, non avrei nulla per vivere. Vedi com'è importante per lui la poesia. Questi campi non sarebbero miei, mentre ora ho avuto la forza di possedere merli, di fare spuntare rami dalle mie pietre, riempire il sole, il cavo di sole, il cavo delle mie mani, di gente il mio deserto, di usignolo i miei giardini. Allora, come ti sembra? Vedi il dialogo col Signore. Hai visto le mie messi, Signore? Hai visto le mie viti? Hai visto come cade bene la luce sulle mie valli serene? Ed ho ancora tempo. Non ho dissodato tutto il mio territorio, Signore. Il mio dolore mi scava a fondo e il mio lotto aumenta. Prodigo il mio riso come pane che si spartisce
tuttavia non spengo a torto il tuo sole. Non getto neanche una briciola di ciò che mi dai, perché penso alla solitudine e agli acquazzoni dell'inverno, perché verrà la mia sera, poiché giunge fra poco la mia sera, Signore, e prima di andarmene devo aver fatto della mia capanna una chiesa per i pastori dell'amore. Davvero intensa, l'aggettivo che mi viene da usare è proprio questo, mi fa pensare anche a, in questo dialogo, no, che ha con Dio, al talento, no, ai talenti, a non sprecare il talento. Quindi lui... ti ringrazio per questo che talento che mi hai donato, ma non ho, lo sto mettendo a frutto, ma non ho ancora finito fin quando vivrò. È bellissimo, davvero. Sono d'accordo, ma te l'ho detto anche prima, cioè oggettivamente è un poeta che ti affascina, ti riempie. E rischiara quelle giornate scure in cui il quotidiano ti lascia la mare in bocca per tutte le cose brutte che magari senti, e lui invece ti dà la luce, ti fa capire che le parole servono a illuminare anche l'animo oscuro. Colpisce il fatto che, pur avendo partecipato alla resistenza, sì, no? E avendo poi scelto l'esilio, che lui non ha accettato, sì, il assolutamente, governo dei colonnelli. E infatti il governo dei colonnelli, insomma, riesca comunque a senti che c'è del dolore. Sì. La sofferenza la percepisci, però è una sofferenza che attraverso l'uso della poetica, delle sue parole, diventa musica, cioè non si cristallizza in qualcosa, no, di tetro, c'è e di sofferente. Una grande musicalità nelle sue parole, nei suoi versi, nel creare l'ambiente che sembra un ambiente quasi bucolico, ma è l'ambiente dell'anima, l'ambiente che lui vede e di cui si vuole circondare. Infatti lui cercherà sempre di ritrovare questa luce, questo sole, questi alberi, questi fiori, perché sono quelli che a lui parlano. E lui apprende da loro, apprende il tempo che scorre, e il tempo lui lo mette a posto perché lo vede tutto ingarbugliato. E guarda che anche questo mettere a posto il tempo dell'uomo, i mesi, no? Che magari sono tutti ingarbugliati, e questo è un seguire l'ordine della natura, l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno e la ciclicità. E i giorni della settimana fino alla domenica, questo tempo perfetto della natura, lui lo mette in ordine. Chiedo a te, Carla, una cosa che ho notato. Tu sei sempre appassionata quando parli o approfondisci un autore, un personaggio, insomma, che è importante, che ha intrattenuto tante persone con la sua arte. Ma devo dire che questa volta ti ho visto particolarmente presa. E quindi ti faccio questa domanda: cosa ha dato a te questo poeta, di cui leggo Nikiforos Vetrakos, perché ti ho visto davvero appassionata, se lo sei sempre, però già quando me ne hai parlato, ho detto parliamo di questo poeta che davvero trovo che sia straordinario, e anche adesso vedo che ti riempie, quindi sì. Cosa ha aggiunto alla tua vita, anche alla tua poetica? Si è aggiunto qualcosa, se ti è ispirato, allora, ti ha dato, sì, una visione, allora, completamente diversa, credevi delle cose che poi impattando con un poeta così sono cambiate. Qual è stato l'ho il suo peso? Quando ho letto le sue poesie, perciò mi sono appassionata a lui, perché leggendolo mi sono resa conto
che avevamo qualcosa in comune. Cioè, io non amo i poeti, gli scrittori tetri, tristi, che scrivono l'oscuro che è in ognuno di noi. È naturale. Io amo la luminosità, amo le parole belle. Mi piacciono le parole belle. E quando ho letto Nikiforos ho scoperto la bellezza dei suoi versi. Mi hanno dato luce, mi hanno dato calore, mi hanno fatto capire che anche i momenti bui bisogna superarli guardando la luce e non guardando il buio. Perché guardando il buio trovi altro buio. Se guardi la luce, prima o poi anche a te la luce prende. E questa empatia che si è creata tra te e lui mi ha dato momenti di serenità, momenti in cui, anche quando magari avevo una tristezza, avevo una malinconia, lui mi ha fatto capire che quella malinconia la dovevo superare, magari attraverso un panorama, attraverso un affetto, attraverso un ricordo. E questo mi ha dato Metrakos, cioè la capacità di superare il difficile, anche nello scrivere, perché ci sono dei momenti in cui non riesci a scrivere, ci sono dei momenti bui. No? E come diceva Calcutta, Maria Teresa di Calcutta, Calcutta. che lei aveva vissuto un periodo in cui non sentiva più la voce di Sì. Dio, però lei credeva che quella voce sarebbe ritornata. E anche se per tanti anni lei non l'ha sentita, lei l'ha ricercata. E questo mi ha fatto capire Metrakos. Tante cose. Cioè, mi ha fatto capire che anche nei momenti bui, nei quali magari non riesci a scrivere, o non riesci a scrivere quello che vorresti scrivere, devi avere fiducia, devi cercare in quello che ti circonda la forza, perché non ti devi lasciare andare, non devi pensare no, non avrò più la forza di lottare, non avrò più la forza di scrivere, non avrò più la forza di abbracciare una persona. Questo mi ha dato. È molto bello quello che stai dicendo, perché noi a volte forse siamo legati a un'idea di poesia, no? Per cui il piacere è legato alla musicalità, all'emozione del momento o all'emozione del momento. Invece ci sono alcuni, forse la maggioranza dei poeti, cioè dietro a una poesia c'è poi in effetti tutto questo. Sì. Ciascuno a modo suo cerca di dare un'emozione sicuramente nel momento in cui tu la poesia la leggi, ma quell'emozione poi permane dentro di te e deve, come dire, produrre, dare vita a tante altre emozioni e anche a tante altre riflessioni che possono anche E cambiare il tuo vedi modo. quante riflessioni tu l'hai Da scoperto, poco, perché da sì, è poco vero, l'hai no, scoperto. ammetto la realtà E dei comunque fatti. ti ha riempita. Sì, ho letto molte poesie Ti e ho ha. trovato delle cose molto attuali, attuali sia da un punto di vista proprio sociale che emotivo. Sì, E molto. questo non è, a volte no, leggi alcuni scritti, alcune cose che